Vedo che, come ieri sera, molti non si sono assolutamente mossi per paura di perdere il posto conquistato. A dimostrazione, l'abbiamo detto più volte, ma ci piace veramente ripeterlo, di come il pubblico quest'anno più che mai sia veramente il protagonista di questa edizione di Passaggi Festival. E i grazie che mettiamo fra una presentazione e l'altra in questa apertura del secondo incontro di serata va alla presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Katia Amati, e al suo staff, in particolare a Ivan, Angelo e Marco. Grazie per la collaborazione preziosa. E per quello che riguarda gli sponsor, vogliamo ricordare che l'arredo verde che allestisce questo parco e impreziosisce la piazza per Passaggi Festival è fornito da Reverde Regini Garden. Grazie ovviamente a tutti gli sponsor. Politico, scrittore, attivista, è stato fra i principali leader del movimento giovanile del 68, segretario e coordinatore di Democrazia Proletaria. Ieri sera era qui in prima fila a Passaggi Festival a godersi una giornata speciale come è stata quella di ieri, e questa sera è qui con noi sul palco a presentare il suo libro Noi Tutti, Garzanti Editore. A Passaggi Festival, Mario Capanna. Con lui sul palco ci saranno la scrittrice e giornalista Andreina De Tomassi e il direttore di Rai News 24, Antonio Di Bella. Fano! Mamma mia, quanto tempo mi mancavo da Fano! Quindi evviva, ciao, ci salutiamo. Molti di voi mi hanno visto in una trasmissione di Rai 3, e devo ringraziare il direttore Di Bella, perché hanno fatto la serie Le ragazze del 68 e io ho fatto la ragazza! E quindi naturalmente cosa ha pensato Belfiore? Ha pensato, beh, una ragazza del 68 che intervista il ragazzo del 68 è una meraviglia, no? Allora io per cominciare mi sono preparata una cosa che mi diverte un po' e spero anche a Mario e a Di Bella. C'è stata, io non riesco a parlare così. Allora, qualche giorno fa su Repubblica, che era anche il mio giornale, adesso sono in pensione, è uscita un'intervista ad Alessandro Bergonzoni, che tutti voi conoscete, il pazzo, i capelli lunghi, le parole, eccetera, no? E gli hanno detto, insomma, siccome si parlava del suo prossimo spettacolo Trascendi e Sali, e gli hanno detto, ma insomma, che cosa bisogna fare oggi in Italia? Perché questa politica così, ormai è un pantano. C'è un altro modo, c'è un'altra politica. E lui ha detto, la politica deve diventare poetica, qualcosa che riguardi un cambiamento antropologico. Oggi siamo al genocidio, proprio così, genocidio. Abbiamo ucciso la parte più geniale di noi, quella artistica. Io tra l'altro non mi sono neanche messa gli occhiali, ma non importa, ce la farò. dunque, quella artistica. E insomma, tanto mi vola il foglio. Comunque, la cosa che dice Bergonzoni fondamentalmente è che noi dobbiamo rientrare un po' a lavorare con noi stessi fondamentalmente per cercare di cambiare la politica e trovare una connessione tra l'uno e l'altro e cercare di fare dei capolavori, cioè dei lavori importanti, cioè che la propria vita possa diventare non soltanto una cosa così da buttare via per molti giovani che purtroppo
continuano a sentirsi dire non avete futuro. Non ci credete, giovani, il futuro è sicuramente vostro e ve lo creerete. Però con queste parole di Bergonzoni, appunto su questo lavoro su se stessi e questa poesia, questo volare alto, ho trovato le parole che sono nel libro di Mario Capanna, Noi Tutti. Ed è interessantissimo capire che già dal titolo, che vuol dire noi tutti, noi qua, che vuol dire questo noi alto e questo noi basso? Lo chiedo all'autore. Ciao a tutti in primo luogo. Mi alzo anch'io perché così ci si vede meglio negli occhi. Tu, Antonino, stai pure... E io sono abbastanza in sintonia con il ragionamento di Bergonzoni. Oggi viviamo un po' il genocidio delle idee, nel senso che pensare viene ritenuto un'attività faticosa e quindi preferiamo in qualche modo alienarne il compito ad altri. E nel nostro paese si è già visto che cosa è successo quando a un certo punto la gente ha detto pensaci tu che noi siamo contenti. Catastrofe. Allora, in questo senso il libro va contro tendenza e dice cerchiamo di praticare ognuno di noi il principio se sai, sei. E cioè, vali non in quanto hai. Vedete l'esempio di grandi ricchi, no? I cui figli poi si suicidano. Sto parlando anche del padrone di una nota casa automobilistica. Ma a parte quello, vali in quanto sei, cioè in quanto ti doti di spirito critico, per cui il cavallo non la beve e quindi sottoponi a verifica tutto ciò con cui vieni in contatto. Le parole del demagogo di turno che passa in televisione, poi va al governo, poi scompare, subentra l'altro demagogo e guarda caso i problemi non si risolvono. Cioè noi abbiamo problemi ancestrali nel nostro paese rispetto ai quali si sono succeduti governi di colore diverso, centrodestra, centrosinistra e via di questo passo, adesso questa nuova esperienza, e però i problemi non solo non sono stati risolti, ma non essendo risolti si sono aggravati e moltiplicati. E poi avremo, credo, modo di vedere quali sono, diciamo, quali sono le insidie di questi problemi divenuti più numerosi e più gravi e anche il modo eventualmente di riuscire a farvi fronte insieme. Oggi la predica mediatica, il pensiero dominante dicono appunto consuma e non pensare, consuma tutto, dal telefonino all'automobile alla droga, cioè consuma e non pensare. Noi dobbiamo invece cercare di ritagliarci uno spazio. Per cui ad esempio dico una cosa che può sembrare banale ma non lo è, ogni tanto dovremmo chiudere, ce lo raccomandano gli esperti in materia, telefonino, internet, televisione, qualsivoglia altro aggeggio elettronico e aprire un libro. Non necessariamente uno dei miei, qualsiasi libro, anche uno brutto, perché il libro ha un potere straordinario, ti costringe a parlare con esso e a pensare. E soprattutto ti dà il tempo, al di fuori della immediatezza, per concentrarti un pochino, per pensare. Quindi in questo senso, Andreina, il titolo Noi Tutti, non a caso il libro si configura come una sorta di lettera aperta ai 7 miliardi e mezzo di donne e di uomini che vivono oggi sul pianeta. Quindi è, per così dire, diretto a ognuno di voi e a ognuno di noi. E reca questo messaggio fondamentale che in qualche modo è uno dei derivati tra i mille della grande stagione di lotte di 50 anni fa. Lì, pure con errori, con limiti, rispetto ai quali i miei scritti non è che tacciano, ma li mettono in rilievo con assoluta schiettezza, però si è cercato non solo di pensare, ma tradurre in pratica i pensieri e di farlo insieme. Ecco perché il pronome tu e io in qualche modo tendeva a eclissarsi e subentrava il noi, capace di sprigionare una forza collettiva di trasformazione della quale oggi avremmo estremamente bisogno.
ma adesso vedremo nel proseguo della discussione. Fa molto piacere parlare con Mario, perché faccio una piccola notazione personale. Quando ho conosciuto Mario, ormai molti anni fa, decenni fa, io ero figlio di un giornalista di destra dell'organo della borghesia milanese, il Corriere della Sera, e avevo grande simpatia per Mario, che era l'emblema invece della sinistra. Quindi c'era una certa simpatia, credo anche da parte sua, perché vedeva che aveva strappato dall'altra parte qualcuno. E allora voglio fare una domanda un po' provocatoria, perché sennò non stiamo qui a fare le domande, saremmo giornalisti della RAI se facessimo domande addomesticate. E allora, nel suo libro, che dà anche molti dati interessanti e che è bello da leggere, l'ho letto in un'ora, quindi io sono un pigro lettore, quindi sono una buona prova che è facile da leggere. Allora, nel 1820 la differenza fra ricchi e poveri era di 3 a 1, fra il quinto più ricco e il quinto più povero. Poi via via sempre di più, 1913 11 a 1, 1960 30 a 1, via via arriviamo ad oggi che l'1% dell'umanità possiede più del restante 99%. Quindi c'è stato anno dopo anno una progressione, una concentrazione di ricchezza sempre maggiore in un gruppo sempre minore. Allora, pensando a mio padre che non c'è più, non è che noi abbiamo perso e loro hanno vinto, caro Mario? Sono grato a Antonino per questo ricordo illuminante, diciamo. Suo padre fu direttore del Corriere della Sera e ci dava addosso tutti i giorni, per cui la sua, diciamo, liberazione è stata davvero una cosa emblematica e straordinaria. Ma vengo al merito della questione, che indubbiamente è molto grossa. Sì, allora, ci avevano detto, ricorderete, no? Benedite la globalizzazione, la quale diventerà cornucopia di beni per tutti, produrrà una cascata positiva di benessere generale e universale. Balle. Ha prodotto quella che oggi viene definita la società dell'1%, per l'appunto, dove un pugno di nababbi possiede ricchezze e beni maggiori del 99% dell'umanità. Allora si comprenderà a che cosa sono serviti e servono tutti i meccanismi che ci vengono presentati come neutri e inevitabili. Lo spread, la politica dell'austerità, Trump, i dazi e via di questo passo. Tutti i meccanismi, io adesso vado giù con il macete ma ci capiamo, per aumentare ulteriormente questo divario tra una minoranza super opulenta, e in questo modo si è costruita questa specie di precariato globale, mondiale, che comprende miliardi di donne e di uomini, di cui i fenomeni migratori sono una delle evidenze più drammatiche e destinate ovviamente a crescere. E noi pensiamo di governare tutto questo chiudendo i porti di qui e di là, dicendo vai a sbarcare di lì, me ne fotto e così via. Vedete, uno, ecco perché non hanno vinto Antonino e poi cercherò di dimostrarlo, uno dei capolavori della cultura dominante dell'Occidente è stata quella di occultare la propria storia, per cui sembra che noi abbiamo avuto in sorte, i cosiddetti paesi sviluppati, di essere opulenti, ricchi, perché ci è andata bene così, e mentre i paesi, io li definisco mantenuti nel sottosviluppo grazie a questi meccanismi, sono poverini quelli un pochino più sfortunati, più coglioncelli, che non hanno avuto la capacità di inventarsi conquiste tecnologiche, scientifiche, insomma la nostra civiltà. Balle assolute. Se a scuola, come dire, si studiasse un pochettino più in profondità, sapremmo tutti che l'Occidente ha rapinato il resto del mondo per circa 1000 anni, sostanzialmente dalle crociate in qua. Con il colonialismo ha deportato interi popoli sui galeoni, nei cui viaggi transoceanici morivano per 2/3, e l'ultimo terzo che rimaneva vivo in catene veniva messo a lavorare il cotone, il tabacco,
E tutto è avvenuto all'insegna delle 3M, no? Militari, mercanti, missionari. E allora, oggi, dinanzi a questo sfaceno, noi andiamo avanti non mettendo al primo posto l'umanità, la persona e i suoi bisogni, ma mettendo al primo posto quella legge del profitto che ha determinato da circa 2 o 3 secoli essenzialmente a questa parte l'attuale situazione. 8 persone, badate, non 8.000, 8, compreso il proprietario di Facebook che poi vende i dati, no? Posseggono ricchezze più di 3 miliardi e 800 milioni di persone, cioè più di metà dell'umanità. 8 persone, 3 miliardi e 800, capite, no? Allora, la vera utopia, a mio avviso, nel senso di cosa irrealizzabile, è pensare che il mondo possa andare avanti così. Perché andando avanti così è evidente che rapiniamo ulteriormente le risorse del pianeta, dimenticandoci che andando avanti di questo passo non ne abbiamo un altro di ricambio, depauperiamo le risorse e le intelligenze umane, imponiamo il pensiero unico di riferimento, per cui appunto non si ragiona più, e quale miglior favore al potere? Quello di regalargli cittadini che non pensano, perché così sono più facilmente malleabili e più facilmente manipolabili. Ecco perché hanno perso loro, Antonino. Perché? Perché, qui mi dilungo un pochettino se permettete, no? Ma perché è importante capire il nesso della storia. E 50 anni fa, il libro pone queste e molte altre domande. Chi aveva ragione, detta brutalmente? Noi, quando dicevamo che la guerra doveva diventare un tabù, a partire da quella vergognosa contro il Vietnam, per inciso, è bene sempre non dimenticare che sul Vietnam sono state sganciate più bombe che in tutto il corso della Seconda Guerra Mondiale. Pensate alla tragedia di quel popolo e di quel paese. Ma questo ce lo dimentichiamo. Una guerra cominciata sulla base della menzogna. Il famoso incidente del Golfo del Tonchino, che si era detto provocato da un attacco di una nave nordvietnamita, un incrociatore americano, che 3 anni dopo, nel 67, grazie alla desecretazione di carte del Pentagono, si scopre che non era mai avvenuto, ma era stato inventato a tavolino dalla CIA. Vi rendete conto? E poi non dovevamo fare il 68. Ma la tragedia qual è? La coazione a ripetere di queste infame scelte politiche. 40 anni dopo, l'aggressione all'Iraq nel 2003, sulla base di una analoga se non identica menzogna. Attacchiamo l'Iraq per privarlo delle famose armi di distruzione di massa che tutti sapevano non esserci, infatti gli ispettori dell'ONU hanno rivoltato come un calzino l'intero paese, non le hanno mai trovate, ma pur sapendo questo viene addirittura ammassato un esercito di 300.000 uomini americani, inglesi e non solo ovviamente, con disapprovazione dell'ONU, ma se ne sono ampiamente sbattuti, vedete allora a distanza di tempo. Ecco perché io dico, dal punto di vista culturale, il 68 ha vinto. Perché è stata, ma non perché lo dico io, perché lo dicono i fatti, la più grande rivoluzione culturale simultaneamente planetaria nel mondo del Novecento. Da allora niente è più uguale a prima nel modo di vedere le cose. In nessun ambito della vita umana, nel rapporto genitori-figli, uomo-donna, in quelli sessuali, nel rapporto credente-religione, cittadino-partiti-stato, datore di lavoro, lavoratori, studenti-professori e potremmo elencare ulteriormente. Dal punto di vista politico non ha, aperta parentesi, ancora, chiusa parentesi, vinto. Perché il discorso continua. Ma continua non perché lo voglio io, lo volete voi. Continua perché le grandi lezioni di allora sono oggi più che mai attuali. Faccio un esempio. A un certo punto nel ragionamento viene lecito porre la domanda:
ma scusate, signori dei poteri, voi che fate i G7, i G8, le pippate di Bruxelles come l'altro giorno, che ci hanno visto scornare come dei pollastri, no? E invece dicono noi abbiamo vinto. No, vabbè, teniamo il solco del ragionamento, diciamo. E voi che 50 anni fa ci avete represso, deriso, denunciati, incarcerati, opposto a una violenza su scala globale, e quindi avete cercato di contrapporvi nel modo più frontale alle idee, alle aspirazioni, agli obiettivi di trasformazione del 1968. Dove avete portato il mondo? Perché è bene cominciare a fare i conti mezzo secolo dopo, no? Se no questi non pagano mai il dazio. Dico, fare i conti almeno sul piano logico, sul piano della onestà intellettuale. E le risposte sono tragiche. Una l'abbiamo già vista, l'avete portato alla società dell'1%, eccetera, eccetera. L'avete portato alla terza guerra mondiale a pezzi, per usare la pertinente definizione di Papa Francesco. Inciso. Monsignor Bragantini, pugnace vescovo della Locride, ha definito l'altro giorno Papa Francesco, pesate bene le parole, il più bel fiore del 68. Un pochino secondo me esagera, ma manco tanto. Perché voglio dire, sulle questioni sociali, no alla guerra, no all'affamare le popolazioni, no a questa politica sui migranti e così via, beh, io lo sento, lo dico da laico, lo sento mio fratello, ma chiuso l'inciso. L'avete portato ai mutamenti climatici, drammatici, e badate, perché non se ne parla, come della terza guerra mondiale a pezzi, ma mentre noi continuiamo la nostra vita normale, l'inquinamento prosegue. È stata superata nel 2015 la soglia delle 400 parti di anidride carbonica per milione. Ed era la soglia che gli scienziati definivano una soglia psicologica, cioè che superata la quale era un casino. Si è tranquillamente superata e nell'aprile dello scorso anno si è scoperto che siamo arrivati a 410 parti per milione. E la concentrazione di anidride carbonica è la principale fonte di inquinamento atmosferico e quindi dei mutamenti climatici. Domando, speriamo che a risolvere questi giganteschi problemi che stanno pregiudicando il futuro della specie umana e del pianeta e quindi di ognuno di noi, saranno i governi che questi problemi li hanno determinati? O potranno essere risolti, ecco la grande lezione del 68, solo dal reinsorgere cosciente, consapevole, pacifico, ma forte, delle donne, degli uomini e dei giovani di questo pianeta? E questa è la domanda che il libro pone ai 7 miliardi e mezzo di persone e a voi che in questo bellissimo festival siete qui stasera. E ognuno deve rispondere dentro di sé. Dove è chiaro che il primo, diciamo, granello decisivo di cambiamento è quello che avviene dentro di ciascuno di noi, ma il secondo immediatamente è quello che deve avvenire coinvolgendoci reciprocamente, quindi passando dal tu e l'io di nuovo arrivare a noi. Uno potrebbe dire, ma sono belle cose, ma figurati come facciamo. È semplice, come si fece allora. Penserete mica che allora bastò che qualcuno facesse, schioccasse le dita e avevamo dietro legioni di studenti consapevoli e incavolati. No, eravamo quattro gatti all'inizio. E però dai, lavora, coinvolgi, contagia e così via, si arriva a quella esplosione liberatoria di forze e di grande capacità di trasformazione. Ecco perché ragionare di allora è utile per la memoria storica. Perché altrimenti siamo sopraffatti dalla disperazione. Io incontro un sacco di gente oggi che dice, ma io qui non so più cosa fare, la sinistra è sparita, è in crisi totale, non si vede il modo di, e allora sembra la fine del mondo e della storia. No, dipende da noi e dipende dalla capacità, se noi lo vogliamo, essendo, come dire, padroni all'interno della nostra coscienza, di invertire la tendenza e riprendere un cammino di trasformazione consapevole per costruire un mondo nuovo a misura di esseri umani, di giovani, di donne e di uomini. È possibile,
ma non perché lo dico io, perché 50 anni fa l'umanità lo ha detto a se stessa. Il 68, la sua maggiore importanza è questa, è che c'è stato. Al di là delle conquiste, no? Statuto dei diritti dei lavoratori, mille altre cose, diritto di famiglia, c'è stato. E da allora l'umanità sa che cambiare il mondo è possibile. Prima, in parte lo sapevamo, ma dai libri cambia tutto. Ce l'aveva detto in parte Platone, in parte Gesù, poi i filosofi utopisti, e poi Marx, e Engels. Da 50 anni a questa parte sappiamo, per averlo sperimentato a milioni sotto ogni cielo in ogni parte del mondo, che cambiare il mondo è possibile. E allora il ragionamento dice: quel percorso che fu interrotto oggi va ripreso, riportato in avanti con maggior forza e maggior elena. Fantastico. Allora, se il nostro Papa, simpatico Papa Francesco, è il più bel fiore del 68, che cos'è Mario Capanna? È un Papa rosso che ha fatto un'enciclica rossa che si chiama Noi Tutti, e perché insomma pacifista, ha avuto una, diciamo, degli inizi cattolici, quindi conoscendo tantissimi preti che si davano da fare nella società. E quindi ecco, dico, questo un po' ecumenismo in qualche modo deve arrivare a un consiglio a tutti noi, no? Allora, riprendendo la globalizzazione a senso unico, perché poi vedremo che c'è anche un'altra globalizzazione positiva, diversa, dei giovani che tornano alla terra, il biologico che è l'unica cosa che tira, eccetera eccetera, ma questa globalizzazione a senso unico ci dice che non c'è alternativa. Dicono: a questo capitalismo, signori, turbo capitalismo, tardo capitalismo, post capitalismo, non c'è alternativa. Quindi che cosa dobbiamo fare? Allora, tutta questi noi sessantottini di allora, poi se vuoi spavaldi, temerari, utopisti, lottatori, eccetera eccetera, dove sono andati a finire? Quindi questa è un po' la prima domanda, se vuoi provocatoria, ma te ne faccio subito un'altra, perché lui a un certo punto fa dei capitoli divertentissimi su queste nostre protesi elettroniche, dei telefonini. Allora, se noi salveremo il mondo tutti quanti noi insieme dandoci la mano, dove lo mettiamo il telefonino? Allora, dove sono finiti? È presto detto. Vi prego ciascuno di accettare di fare con me un piccolo gioco mentale. Provate a dire, ma nel giro di pochi secondi, 20 nomi di pentiti del 68. Provate. E vedete che non è facile arrivare a 20. Io potrei aiutarvi, ma è comunque difficile arrivare a 20. So bene che con un po' di sforzo si può arrivare anche a 200, a 2000, ma considero la cosa irrilevante, già che dall'altra parte noi abbiamo in questo paese un meraviglioso, tra virgolette, esercito di 7 milioni di persone che compongono il volontariato laico e cattolico. E da chi è composto? Dai giovani di oggi e da quelli di ieri, della mia, nostra generazione, Andrei. Il 68 è lì. Gino Strada, mio compagno grandioso del movimento studentesco di medicina a Milano, è lì. E capite che un Gino Strada vale 100, 1000, 10.000 Giuliani Ferrara o qualche altro cariatide che si vorrebbe, diciamo. Per cui ecco, ovviamente quell'impegno non fa molto rumore, perché non è un impegno immediatamente politico, e anche perché i pentiti sembrano legioni, già che occupano eccellenti spazi mediatici e sono profumatamente pagati per sputarsi in faccia ogni giorno dicendo quanto fui cretino quando ero giovane, eccetera eccetera. Non è affare loro, voglio dire, non è né il mio né il nostro.
sul telefonino credo di aver già risposto, no? E se non stiamo attenti, anzi ci siamo già arrivati, finiamo, io per principio non ho telefonino, ma osservo, vedo, e vedo che siamo arrivati ad essere noi appesi al telefonino, non il telefonino che pende dalle nostre, siamo noi appesi al telefonino. Sapete che vi sono anche degli studi, no? Psicologici, eccetera, su tutte le dinamiche di ingabbiamento che questo attrezzo, che io ritengo una delle invenzioni più perniciose della modernità, produce, no? Per cui mi capita, quando siamo nel pullman che dal terminal dell'aeroporto ti porta l'aereo, il cretino che telefona dicendo: cara, sono sul pulmino che mi porta l'aereo, e se ne fotte, no? E rompe le balle. Cioè, questa specie di sindrome da fenomeni indotti di bischerataggine incredibile. Ecco, io dico, gli dato buttiamo via tutti gli aggeggi elettronici, telefonino, iPad, iPhone, televisione, e apriamo un libro, ma non ripeto le cose che ho detto. Allora, adesso io volevo, pensando sempre a questo enorme pubblico, che sono sempre stupito, in un mondo di telefonini e di iPad che viene di persona a vedere delle persone che parlano, io credo che forse è quasi illegale, forse la polizia verrà a portarvi via, ma non so. Farvi vedere però un filmato, credo che, spero che la regia non sia pronta, perché c'è una testimonianza, noi abbiamo fatto, faccio un po' di pubblicità alla News 24, una serie di pillole alle 68, per non annoiare con grandi documenti, oltre alla bellissima serie di Rai 3 sulle ragazze alle 68, delle pillole di personaggi che parlano alle 68. Questo personaggio che vediamo, è una cosa breve, è una cosa divertente, è un cantante che si chiama Donovan, e introduce la mia domanda, è la mia critica al 68 postuma, cioè il 68 è stata una cosa non soltanto politica, io poi ho passato ore e ore a decidere quale linea politica più giusta, più vicina a Lenin o a Trotsky fosse, mentre invece la vera forza del 68 era sociale, di costume, e forse è stata meglio interpretata, a mio parere, ma questo poi all'estero che da noi. Tu non sei colpevole perché le perniciosità le hanno fatto quelli dopo di te, perché l'MS era una cosa globale, dopo invece il varie democrazia proletaria, la operaia, lotta continua, si dividevano sulla linea politica più o meno fedele alla purezza marxista-leninista, che è stata una stronzata, diciamoci la verità. Comunque, per questo, una boccata d'ossigeno che ci fa volare un po' più alto con Donovan, credo la regia, sperando che non sia con quella della RAI, di metterla in onda. In 1946, 1 year after Nagasaki and Hiroshima are the first atomic attack of a human city. And my generation grew up looking at a world and really in horror to see two world wars, a depression and a nuclear bomb. A young person like me, who has been brought up to want to help, looked at all this, and I now remembered my father had read me poetry. My mother and her sisters had sang me songs of revolution in Scotland and Ireland and in Wales too, for hundreds of years. So I wanted to be a poet and I wanted to sing. And I wrote a song in 1968, completed it in India, and brought it back to the West and recorded it. It was called The Hurdy-Gurdy Man. And in the song, it spoke of this great suffering that humans experience, and that perhaps the meditation that we would now promote all around the world would be the counterweight to the hostile and negative forces for the future, for the children. And the song
The Hurdy Gurdy Man became a great smash hit all over the world. Questa, ecco, ma allora adesso devi rispondere perché si è deviato da questo spirito che secondo noi interpretava bene, cioè la grande desiderio di uscire dalla paura della guerra, di cambiare, e poi noi ci siamo invece, secondo me, abbiamo deviato su una discussione fra i gruppi, come si diceva allora, un po' sterile, diciamocela. È facile rendersene conto, perché spesso si dimentica un altro elemento fondamentale a proposito delle vicende di allora. Per cui si ha un po' la impressione che si sia trattato di una sorta di passeggiata profumata in mezzo ai fiori, no, meravigliosa, dove potevamo estrinsecare a piacimento la nostra libertà e la nostra creatività. No. I poteri hanno reagito con una durezza micidiale e lo hanno fatto sia all'ovest, dove c'erano i parlamenti, sia all'est, dove c'erano i partiti unici. La reazione è stata identica: una repressione sistematica, violenta, sanguinaria, e l'aggettivo non vi sembra esagerato, lo dimostro subito. Strage alle Olimpiadi, prima delle Olimpiadi a Città del Messico. Guardate, una manifestazione che era autorizzata dal governo, ed improvviso l'esercito si mette a sparare perfino con armi pesanti dagli elicotteri e assassina 300 studenti e ferisce Oriana Fallaci, che era lì per un servizio. Negli Stati Uniti decine di migliaia sono i neri che vengono imprigionati, processati, incarcerati, uccisi e persino mandati in esilio. In Brasile, sotto il regime dittatoriale, arresti a migliaia degli studenti. De Gaulle, che spegne il maggio francese, ecco perché è stato un fuoco intenso ma breve, alla fine di maggio, minacciando un colpo di Stato, dopo aver incontrato segretamente in Germania il generale Massy, che era il generale dell'OAS, l'organizzazione paramilitare francese di repressione contro la rivoluzione algerina. L'attentato a Rudi Dutschke in Berlino Ovest, bombardamenti a tappeto in Vietnam, abbiamo già accennato, schiacciati dai carri armati a Praga e violentissima repressione in tutti i paesi dell'est. Persino in Cina è l'esercito che viene chiamato a porre fine alla rivoluzione culturale. Vedete, esercito, polizia, non il dialogo. Ma che volete? Discutiamone, no? No. Siete fuori. Siete contro, siete nichilisti e io vi schiaccio. Ecco perché quando ragioniamo delle vicende del nostro paese non dobbiamo dimenticare alcuni fatti decisivi. Il 2 dicembre 68 c'è la strage dei braccianti ad Avola, in provincia di Siracusa. La polizia che spara persino raffiche di mitra e uccide due braccianti e ne ferisce decine. I quali braccianti poverini rivendicavano non la luna nel pozzo, ma semplicemente che gli agrari applicassero i contratti che avevano firmato un anno prima e che avevano regolarmente disatteso. La risposta è la carneficina di Stato. E poi sapete il resto. La strage di Piazza Fontana a Milano, non a caso 12 dicembre 69, e quindi al termine del grande biennio di lotte e trasformazioni. Direte, ma Di Bella ti aveva fatto un'altra domanda. No, no, perché è dietro questi fatti che emerge la risposta. Dopo Piazza Fontana cambia tutto. Fino a quel momento non vi era disunione nel movimento, manteneva la sua straordinaria dimensione di massa, spontaneistica se volete, ma con enorme e feconda capacità di coinvolgimento, di trasformazione. Persino nei settori, in alcuni settori della borghesia non retrograda e non reazionaria,
è dopo Piazza Fontana che si capisce che, come dire, in qualche modo bisogna organizzarsi. E addirittura alcuni fanno il cortocircuito del ragionamento, vale a dire lo Stato uccide alcune minoranze, ma bene, anche noi faremo così. Brigate Rosse, prima linea, terrorismo di sinistra, contro il quale noi conduciamo una battaglia culturale, politica e morale assolutamente indefettibile, diciamo. L'organizzazione ci costrinse a mettere il nostro vino nuovo in botti vecchie. E quindi riesumiamo schemi della Terza Internazionale, è il pensiero di Mao Zedong, e quell'altro Trotsky, quell'altro persino Stalin. E lì è chiaro che si introduce una fase di isterilimento, di schematicismo esagerato, di conflittualità tra i gruppi, per cui si verifica il fatto paradossale che sprechiamo un sacco di tempo e di energie a battibeccare tra simili, anziché unire le forze, come avevamo fatto prima, per fare un poderoso fronte comune contro tutti questi fenomeni di involuzione della democrazia. È uno degli errori che fu commesso allora, che va riconosciuto secondo me con molta lealtà e con molta sincerità, anche perché le persone intelligenti sono in grado di imparare anche degli errori, proprio al fine che non abbiano a ripetersi, però credo che questa sia la spiegazione. C'è una parte nel libro che, come giornalista, seppur in pensione, mi è piaciuta moltissimo ed è, mi ha preoccupato, che è quella del mondo fiction. E Mario Capanna, insomma, striglia e critica molto la classe giornalistica e un po' mi sembra che ormai tutti quanti noi ci siamo resi conto che queste fake news o le balle colossali che girano sia su internet che spesso anche nei vari canali televisivi o radiofonici, insomma, ci stiamo un po' attrezzando, mi sembra, anche noi stiamo cercando di capire anche la fonte, dove andare a riflettere, dove andare a studiare, ci sono dei siti molto, molto interessanti. Tra l'altro, parentesi, una sviolinata per Di Bella, a Rai News 24 non perdetevi la lettura dei giornali di Vicaretti. Vicaretti, stazionatissimo ma magnifico, magnifico lettore di giornali del mattino, chiusa parentesi. Però questo mondo fiction di cui parla Capanna è sempre più preoccupante, perché ci fa vivere in un mondo sconnesso, disconnesso, un mondo virtuale. Ricorda un po' quel Truman Show che fa 20 anni quest'anno, quindi sarebbe interessante, tra l'altro, andare a vedere in questi ultimi 20 anni di quante balle ci hanno riempito la testa, no? Ecco, adesso chiedo a Mario di questo mondo fiction, se è così, che speranze abbiamo? Che speranze abbiamo noi? Beh, mondo fiction, si capisce a loro cosa si intende come definizione, no? È il mondo ridotto appunto a cinema, quindi a finzione, a narrazione inventata. Guardate qualsiasi telegiornale, salvo notevoli eccezioni, no? Sia della RAI, eccetera. Qual è la rappresentazione? È un bombardamento di notizie, internet lo stesso, assolutamente, diciamo, strabordante, rispetto cui una come il chiodo scaccia l'altro, e cioè i fatti non vengono raccontati legati al contesto che li ha determinati e alle conseguenze che sono destinate a produrre, no, i fatti accadono e basta. In questo modo noi abbiamo la sensazione di avere un grande aumento di informazioni. In realtà registriamo una diminuzione della conoscenza, e una diminuzione della conoscenza produce inevitabilmente una diminuzione del sapere, di ciò che sappiamo. Quando Danovan, bellissima, bravo Antonino che se l'hai portata, io l'avevo persa per esempio, e dice la disperazione dell'umanità, è un dato vero,
Basti riflettere sul fatto che in questo mondo sfavillante di vetrine dell'1% e tutte le cose che abbiamo detto che non ripeto, il 50% di noi prende psicofarmaci per far finta di essere vivo. Cioè, vi rendete conto del... altro dato della mondo fiction che ovviamente non si dice. Nella fascia dei giovani tra i 15 e i 25 anni, la prima causa di morte, indovinate, è il suicidio. Non la droga, non l'alcol, non le stragi di fine settimana, è il suicidio. Vuol dire che è stata costruita una società talmente misera per cui il futuro, che per noi era promessa, speranza, voglia di conquistarlo, di non aspettarlo, di andargli incontro tutti insieme e così via, all'opposto diventa incubo, disperazione, rispetto al quale uno dice preferisco buttarmi dal balcone o andare sotto un treno. È sano un mondo così? Eppure riteniamo. Prendete gli Stati Uniti, esempio della civiltà, della democrazia. A parte le due bugie sulle due guerre che abbiamo detto. Ma questa retorica delle armi, che non a caso sta prendendo piede anche nel nostro paese, no? Per cui prima si spara e poi si pensa. Uno arriva, irrompe in una scuola, fa una carneficina e poi di solito viene ammazzato con Trump che dice ah, ma se avessero avuto le pistole anche i professori si sarebbero potuti difendere. Allora mi viene in mente il grande Gaber, mio grande amico, dice non c'è popolo più stupido degli americani, la cultura non li ha mai intaccati. Mi fa piacere che sottoscriviate. Di solito nel linguaggio politically correct, no? Ci si arrabbia con i governi e lui si è rotto le scatole, ha detto no, 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 non il governo americano, il popolo americano, non ce n'è uno più stupido. Allora, quindi la mondo fiction è questa rete di ingannevoli prospettazioni e rispetto alla quale l'unico antidoto è quello già indicato, spirito critico, dotarsi di un'autonoma e consapevole conoscenza verificata degli accadimenti, dei fatti, dei fenomeni. Faccio un altro esempio. Come sapete, il nostro paese ha il record di disoccupazione giovanile in Europa. Abbiamo un'altissima disoccupazione anche non giovanile. Veniamo da una campagna elettorale, sapete? Non uno, non un cane che abbia detto, ma sapete cosa si potrebbe fare di fronte a questa tragedia, oltre che investimenti e compagnia bella? Una drastica riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario. A parità di salario. Dice, ma tu sei matto, vieni a fare questo discorso adesso con tutti i tagli che l'Unione Europea... Sì, perché? Perché è l'unico modo affinché si possa realizzare il principio di lavorare in più per lavorare in meno. Ma c'è un'altra solida ragione. Tra non molti anni, milioni di lavoratori verranno resi, come dire, esuberi, soppiantati dai computer, dalle macchine elettroniche. Cioè già oggi, no? Vedete le banche. Le macchinette sanno fare molto meglio e più rapidamente degli uomini tutto un sacco di funzioni negli uffici pubblici, dall'anagrafe e via di questo passo. Ebbene, che fine fanno queste donne e questi uomini? Nel frattempo continuiamo ad alzare Andreina all'età pensionabile, per cui tra un po' la gente sarà costretta ad andare al lavoro con le stampelle, col bastone, cioè non lavora ancora perché i giovani vanno a spasso. La mia proposta, che nel libro viene argomentata più finemente di quanto qui sto rattrappendo, dice immaginiamo la settimana lavorativa e lottiamo per ottenerla di 24 ore la settimana. Si lavora 4 giorni per 6 ore al giorno. Dice ma va,
ma là, certo che sarebbe bello. No, no. Nel land tedesco del Baden-Württemberg, 2 mesi fa, il potente sindacato dei metalmeccanici ha ottenuto, lo sentite, sia pure a titolo sperimentale per due anni, la settimana lavorativa di 28 giorni. Quindi tra 28 e 26, come vedete, lo scarto è minimo, no? Vuol dire che non solo è possibile, a parità di salario, attenzione, che non solo che è sostenibile, ma che creerebbe tra l'altro un fatto rivoluzionario, l'aumento del tempo libero, che quello che Bertrand Russell chiamava la felicità dell'ozio, ozio non nel senso di non far nulla, ma nel senso di badare a sé medesimi, al coniuge, alla famiglia, ai figli, alle arti, allo sport, al cinema, alla letteratura, a qualsiasi cosa, all'agricoltura, all'orto, cioè tutto quello che ci rende più umani, che ci rende più pieni, più consapevoli. Di nuovo, se aspettiamo che a fare questo sia un governo, batta la pesca. Sapete quando fu ridotta la settimana lavorativa, che era di 48, 52, addirittura 54 ore la settimana, ancora nel 67? La si ottenne riducendola a 40 ore, storica conquista, grazie al biennio di lotte 68-69, l'autunno caldo. A riprova che la lotta paga. Quando invece, come oggi, a prevalere sono la delega, la passività e la rassegnazione, vince la disperazione, vince il demagogo e noi siamo costretti all'impotenza. È ora di reagire. Lavorare meno, lavorare tutti, no? Io volevo far vedere un altro contributo, perché io credo che appunto il 68 sia non soltanto politica ma sia tante altre cose, e anche immagine. Io credo, tutti ricorderete, e questo contributo lo cita, la foto della bambina del Vietnam sotto che corre nuda. Io credo che l'analogia, una immagine analoga di oggi, sia l'immagine di quei bambini portati in braccio, terribile, che molti accusano di essere un falso, cosa veramente credo ignobile. Ecco. E quindi il contributo di adesso è di una persona che non vi aspettate, perché Donovan sì, più o meno si può capire, ma è Dario Argento. Cioè, cosa c'entra Dario Argento? Perché Dario Argento parla dell'importanza del 68 per la fotografia, cita quella foto, per la cultura, per l'immagine, per il cinema. Sentiamo e poi ne parliamo. Un grande mutamento delle coscienze, che poi si riflesse anche nel cinema, nella fotografia, le fotografie, i reportage di guerra, i vietnamita che gli sparano in testa, i bambini che corrono bruciati lungo il sentiero, bruciati dal napalm. Fu un momento, raccontarlo tutto è impossibile, perché succedeva uno ogni giorno. Era un momento meraviglioso, anche il cinema, che in quegli anni aveva cambiato ritmo, aveva cambiato regime, c'erano questi grandi film come 2001 Odissea nello spazio, c'era La notte dei morti viventi di quello che poi diventò mio grande amico Giorgio Romero, film che cambiò anche il modo di fare cinema horror, cinema forte. La notte dei morti viventi è un film politico a tutto tondo. Lui dall'altro era una persona molto politicizzata, era un cattolico di estrema sinistra. Con La notte dei morti viventi raccontò un momento della nostra storia molto importante,
In quel film c'era il razzismo, c'era la violenza immotivata, la guerra del Vietnam, c'era tutto, in luce c'era un po' tutto, erano dei film storici, diciamo, più importanti dell'epoca. Ecco, la domanda è però, perché quell'immagine della bambina nuda che correva col napalm convolse le coscienze, e a me invece sembra che questa immagine ugualmente drammatica dei bambini morti sembra invece non sconvolgerla come lo sconvolse allora? Naturalmente io non sono uno studioso del fenomeno, non sono uno psicanalista, uno psichiatra, ma posso abbozzare, perché sono rimasto ugualmente colpito anch'io dalla differenza, diciamo, di reazione. E credo di dare una risposta semplice ma vera, perché siamo tutti stati costretti a diventare cinici, per cui non sentendo più il noi, voglio dire, non avendo più quella coscienza planetaria di cui un grande cattolico come Ernesto Balducci ci invitava a dotarci, quindi non sentendoci più membri della famiglia umana, succede che dei bambini affoghino. Avviene a qualche migliaio di chilometri da noi, per carità mi rincresce, però non posso farci niente e sono affari loro. E lo stesso, allargando il concetto, è per i fenomeni migratori e per tutto quanto, diciamo, il resto delle sventure dell'umanità. Ma cantava De André, sebbene voi vi riteniate assolti, siete per sempre coinvolti. E questa è la questione della responsabilità. Vedete, questa è un'altra parola molto impegnativa. Viene dal verbo latino responde o rispondere. Per cui si è responsabili nel senso che si è chiamati a rispondere di ciò che pensiamo, non pensiamo, diciamo, non diciamo, facciamo, non facciamo. E badate che la responsabilità è una prerogativa talmente umana che quando anche noi decidessimo di essere irresponsabili, come in questo caso, ci assumiamo la responsabilità della irresponsabilità. E quindi non sfuggiamo alla responsabilità. Mentre una tigre che assalta una gazzella per cibare se stessa e i piccoli non porta alcuna responsabilità, perché la natura l'ha programmata a essere carnivora e quindi poveretta deve mangiare a spese della gazzella, se io uccido una persona ovviamente non è lo stesso caso, devo essere chiamato all'esercizio delle mie responsabilità. E quindi credo, Antonino, non so se convenite con me, che la causa sia di questo progressivo materialismo volgare, anzi io lo chiamo micromaterialismo volgare, che pian piano ci ha pervaso. Questa sorta di cinismo nichilista, per cui quando sto bene io e la mia stretta cerchia familiare, il resto chi se ne frega. No. Noi dobbiamo rovesciare questa logica. La metto in questi termini e poi concludo rapidamente. Vale a dire, la felicità. Proporsi l'obiettivo di essere felici. Vuol dire, stasera questo è matto. No, no, no. Allora, domanda. Quando è che, nell'esperienza personale, ci sentiamo felici? Io rispondo, quando si ha un buon rapporto con se stessi. Ma per avere un buon rapporto con se stessi, siccome non si vive da soli, bisogna avere un buon rapporto con i circostanti, con gli altri. Solo in questo caso si è davvero sereni e felici. Ecco perché è intelligente che io mi attivi per spargere intorno a me pace, amore anziché odio, perfetto, coesistenza pacifica con gli altri popoli, anziché guerra, anziché odio, anziché fregature, anziché antagonismo esasperato,
anziché conflittualità. Proprio perché nel primo caso lavoro per la mia felicità e lavorando per la mia felicità lavoro anche per quella dei circostanti, di quelli che mi capitano a tiro, di quelli contigui. Ora vedete, tutto sommato io credo che sono ragionamenti questi di un'assoluta semplicità, della qualcosa io mi onoro, perché la verità è sempre semplice, come ammoniva Einstein, e la menzogna, la quale nella pretesa di vendersi come vera necessita di tanti abbellimenti, di tante contraffazioni, di tanti involucri che facciano apparire la caramella buona quando invece è avariata. Allora io credo che noi dobbiamo far tesoro di queste nostre riflessioni, ma perché? Perché vedete, ma porca d'una miseria, ma perché oggi i giovani si ammazzano e nel 68 diminuì il numero di suicidi, di omicidi, perfino quelli di stampo mafioso? Ma la risposta è evidente, e ha a che fare con la situazione di oggi. Perché per usare Freud, quando a prevalere è Eros, cioè l'amore, la voglia di futuro, il contagio positivo tra gli esseri umani, ma non pensi ad ammazzarti, ma non ti viene manco lontanamente né ad ammazzare. Quando al contrario oggi prevale Donovan, la disperazione, Thanatos, e quindi la morte, o l'istinto di morte, o la pulsione di morte, l'uccidere, non dico che diventa cosa normale, ma quali? Vedi i femminicidi, questa storia obbrobriosa che è in aumento, o vedi la tragedia dei migranti che però ci tocca non più di tanto. E invece non c'è dubbio che ogni essere umano che viene meno crea l'impoverimento di ciascuno di noi, perché viene meno un cuore e una mente, viene meno un universo di pensiero. E se noi considerassimo questo, faremmo ogni sforzo perché la vita di ogni donna, di ogni uomo e soprattutto di ogni bambino sia davvero sacra e quindi salvaguardata in ogni modo e in ogni forma possibile. Sono andata a vedere le foto di Mario da ragazzo, ma lo sapete che assomiglia identico a Favino? È identico a Pier Francesco Favino, guarda, è una cosa fantastica, bellissimo. E poi ho scoperto anche che non è più milanese, è qua vicino, ormai ha lasciato la città, la metropoli, le puzze, eccetera, è tornato in campagna, è tornato alla sua Umbria e fa l'apicoltore, tra le altre cose, e si occupa anche di lottare contro gli OGM, tra le altre cose. E la nostra regione, Marche, che è una delle prime ad aver legiferato sull'agricoltura biologica, è a un passo e insieme all'Umbria fanno quella al centro Italia molto forte per quanto riguarda il biologico. Io vorrei chiudere il mio intervento con due dediche. Voglio dedicare questa serata a Giorgia e Luca. Giorgia lavora in fabbrica e Luca fa il meccanico. Il loro sogno è mettere su un'osteria bio verso il Furlo e saranno sicuramente qua da queste parti. L'altra dedica è per Nicolò e Vanessa di Fano, studenti, baristi, tuttofare, rider, che vogliono lavorare nell'arte. Allora c'è speranza, c'è futuro, no? Brava Andreina, che oltre che una donna è una poetessa, oltre che pervasa di entusiasmo. E vabbè, Antonino Di Bella ci ha stupito con questi contributi bellissimi. Io prima di concludere però debbo elevare un pean di stima e di gioia a Passaggi Festival. Questa roba di Fano, lo già notavo, è meraviglioso. C'è questa piazza così grande, strapiena, con la gente addirittura in piedi che sta lì a menarsela per un'ora a sentire un briccone come me che gliela mena e che non va via e che è meraviglioso. Quindi mi raccomando, Passaggi Festival, avanti così e così via. A questo punto però credo che dobbiamo trovare una degna conclusione.
perché sono le 9 e quindi dobbiamo terminare per non rubare spazio all'incontro successivo. E allora io mi permetto di dedicarvi il senso di una scritta che comparve una mattina sui muri di una università e che diceva: i grandi, intendendo per grandi quelli che fanno i vertici mondiali, G7, G8 e tutto quella roba, i grandi ci sembrano tali solo perché siamo in ginocchio. Alziamoci. È vero, se ci alziamo cambia tutto.